Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel percorso che i pellegrini fanno quotidianamente quando vengono qui a San Giovanni Rotondo nell'andare a visitare i luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio, come ad esempio queste due celle, la numero 29 e la numero 30, il dormitorio come dei fratini. E siamo qui per raccontarvi qualcosa di straordinario, eccezionale. Una foto ce lo racconta. È la foto di Padre Pio soldato, 1917. Era proprio in questa giornata, il 5 novembre del 1917, quando Padre Pio, potremmo dire tra oggi e domani di quell'anno, lasciò questo abito perché va in licenza. Padre Pio si trovava a Napoli, era stato inviato in licenza di convalescenza per 4 mesi, dal 5 di novembre al 5 marzo del 1918, ed era la terza volta. Lui arrivò a Napoli intorno al 19 agosto del 1917, poi dopo diverse visite mediche venne assegnato, come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, venne assegnato alla 10ª compagnia della sanità, al 4° plotone, quindi nella caserma di Sales. Lui era lì dove svolgeva tutti i varie mansioni, tra cui anche l'addetto alle latrine, e fu per un mese intero, dal 5 di settembre circa al 7 ottobre, impegnato in queste mansioni. Poi da quel giorno venne direttamente ricoverato in ospedale per forti febbri, e vi rimase fino a quando, qualche giorno prima, infatti c'è una lettera dello stesso Padre Pio che risale al 3 novembre del 1917, che scrive che finalmente viene visitato da un colonnello e che gli comunica che sarà mandato in licenza. E la licenza arriva proprio in questa giornata, il 5 di settembre, dove lui comunica, quei giorni precedenti, comunica che andrà qualche giorno a casa per riprendersi l'abito. Quindi Padre Pio depone la sua divisa per finalmente indossare la sua, il suo saio, ecco, quella che era il suo abito di frate minore cappuccino. E in questo periodo, un periodo significativo per la sua vita e soprattutto per il periodo trascorso a Napoli, diventa significativo un santuario che è proprio lì accanto alla caserma di Sales, oggi diventata un liceo, il santuario della Santa Vergine della Pazienza della Cesarea, dove lo stesso Padre Pio, lì in quel luogo, a quell'altare, celebrò circa 34 messe.